squadra. Allora, dopo il vicepresidente Guglielmo Micichè, celebriamo quest'ultima puntata con un'altra figura istituzionale di assoluto rilievo del club, l'uomo mercato del Palermo, il direttore sportivo Sean Soiano. Direttore, buonasera. 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 Allora, direttore, il vicepresidente Guglielmo Micichè ha appena terminato di rivolgerle i suoi complimenti a lei, a Luca Cattani, per il lavoro annoso e spinoso che state svolgendo per quanto concerne lo sfoltimento della rosa. Insomma, in rapida successione siete un po' riusciti ad alleggerire il monte ingaggi della società e soprattutto dare la possibilità ad alcuni calciatori che non rientravano nei piani di Pioli di potersi esprimere da qualche altra parte, no? Sì, stiamo facendo questo lavoro, penso che sia un pochino anche il momento del mercato, visto che è sempre più difficile trasferire i giocatori. Li abbiamo trasferiti almeno 21-22, mi sembra. Poi ci sta ancora un po' da fare sicuramente, però il fatto che anche il mercato chiude tra un po', c'è la possibilità di portare avanti altre operazioni. Sì, rapida successione, perché a comprare o a formulare offerte sono bravi tutti, ma a piazzare i giocatori in esubero non direi che non è assolutamente impresa facile, quindi il vostro lavoro va sottolineato soprattutto per questo. Ecco, direttore, molte delle operazioni in entrata che si sono materializzate prima del suo arrivo, diciamo che formalmente non le appartengono. Ecco, a livello umano sente questa brama, questo desiderio di piazzare il primo colpo importante firmato Sean Soiano? Ma guardi, hai detto bene, io sono una persona che dice sempre quello che pensa, nel senso che io sono stato io anche a chiedere a Zamparini di potermi fare arrivare dopo l'esito dei playoff del Varese, quindi è normale che certe prestazioni siano state chiuse prima. E non mi sembrava giusto arrivare e cambiare le cose che erano già state fatte precedentemente. Poi è normale che sul mercato stiamo valutando anche altre cose. Già il discorso di Mantovani è un discorso che io ho accettato, e anche perché è un'operazione che a me piaceva, è stata portata avanti anche con l'ok naturalmente di Pioli, visto che il giocatore l'aveva già. È normale che sul mercato sia il mercato sia in entrata che in uscita, questo sicuramente. Quindi è giusto valutare la squadra com'è e poi da qua alla fine vedremo se saranno altre operazioni. Allora, a questo proposito parliamo un po' di calcio, direttore, quindi facciamo un bilancio di questo ritiro. Sta nascendo sicuramente un Palermo diverso, un Palermo più solido, quadrato, compatto, che cura con molta attenzione la fase difensiva, quindi che vuole essere equilibrato da una parte ma comunque incisivo dall'altra. Ecco, che impressione si è fatto, come sta metabolizzando la squadra il credo calcistico di Pioli? Ma sicuramente è stato fatto un buon lavoro in ritiro. Io credo molto nel lavoro, credo molto che in campo il mister abbia fatto un ottimo lavoro. Normale che c'è stato un cambiamento di modulo, soprattutto in fase difensiva, quindi va assimilato, va capito, va imparato, e penso che ci voglia un po' di tempo. Io credo molto anche nell'aspetto delle motivazioni, perché anche nella mia teoria è stato un atteggiamento positivo, anche già con il Siena. Sono delle cose che sicuramente vanno migliorate, ma anche la reazione dopo un gol incassato, anche se non è amichevole, c'è stata, e quindi io do molta importanza all'aspetto psicologico, alla voglia dei giocatori di fare risultato, e questo c'è stato. No, piace la squadra perché si comincia a muovere in maniera organica, in maniera sincrona, anche e soprattutto per quello che riguarda la fase di non possesso, quindi nei movimenti senza palle. Questo è sicuramente sinonimo che la squadra segue il tecnico e ha una buona predisposizione ad apprendere il nuovo dispositivo. Direttore, le devo chiedere a questo proposito, le giro le domande, ovviamente anche le curiosità dei nostri tifosi. Ecco, la scelta di schierare due interditori puri, quindi due mediani in mezzo al campo, penalizza un po' la fase di impostazione. Ecco, in quest'ottica un centrale difensivo come Bovo, con la sua visione periferica di gioco, con la sua qualità in sede di impostazione, è imprescindibile per questa squadra? Bovo è un punto fermo ad oggi per voi, per Pioli, o potrebbe ancora accadere qualcosa da qui al 31 di agosto? Guarda, questa è una domanda che purtroppo in un mercato che è così lungo è facile dire una cosa e poi essere smentito, nel senso che noi tutti i giocatori che ci sono in questo momento hanno la loro importanza, sono giocatori importanti, però sarebbe sbagliato e poco onesto dire che sì, ci sono giocatori
intoccabili, perché purtroppo il mercato è talmente lungo che magari possono arrivare delle offerte e uno può cambiare idea o può prendere in considerazione delle determinate offerte. Di sicuro quello che hai detto è giusto, giocando con due mediani diciamo un po' più difensivi che non di qualità, ci sono delle situazioni che magari durante la manovra che sono diverse, che magari prendono meno palla ma, e invece magari agli attaccanti arrivano magari qualche lancio da parte della difesa. Però vediamo, in base a chi gioca poi magari l'allenatore chiede cose diverse. Sì, infatti la nostra è una valutazione più di carattere tecnico che poi ovviamente come dire, trascendeva anche nell'aspetto legato al mercato. Direttore, a proposito dei calciatori in uscita, lei ha già fatto tantissimo, ha piazzato Glick, Darmian, Guana, Munari, Ciani, insomma tantissime operazioni, qualcuno adesso probabilmente ci sfugge anche. C'è ancora qualche piccola patata bollente, ecco, una riguarda sicuramente Davide Lanzafame e l'altra Jasmine Kurtic, per non dimenticare Joao Pedro. Ecco, ci fa una sintesi della situazione dei tre? Sì, ce ne sono anche altre, però su queste tre situazioni stiamo lavorando. Kurtic ha anche un paio di apprezzamenti, di richieste anche di Serie B italiana, che penso che non sia da scartare, anche da un ragazzo giovane, un anno anche magari con continuità anche nella Serie B italiana gli può essere utile, quindi stiamo valutando questo. Per Lanzafame stiamo valutando e Gio Pedro, anche lui, magari un giocatore che in Italia avendo giocato poco e poco conosciuto, stiamo vedendo anche magari qualche discorso all'estero. Ecco direttore, se può magari spostarsi un attimino per concludere con le ultime due domande, perché c'è qualche problemino, la sentiamo male, quindi se può spostarsi... Ecco, se può spostarsi un attimo, adesso va già meglio. Allora, per quanto riguarda anche il reparto difensivo, c'è questa offerta del Rangers per Dorin Goyen, c'è Milanovic che forse ha bisogno di andare a maturare minutaggio ed esperienza altrove. Ecco, potrebbe cambiare qualcosa nella composizione di questo reparto, visto che servono almeno 5-6 centrali? Sì, stiamo valutando. Io penso che il fatto che siamo partiti presto il ritiro è sicuramente un pochino più dispendioso, ma probabilmente si può anche chiarire le idee prima dell'inizio del campionato, quindi stiamo valutando e anche in queste partite che faremo prenderemo delle decisioni. Marco Andreolli può essere una tipologia di difensore che fa il caso del Palermo? Sì, ma è un buon giocatore, però in questo momento non lo stiamo trattando. Perfetto, direttore, a questo punto ovviamente Manuela, se vuoi chiudere con una domanda, perché il presidente Zamparini ieri ha parlato. Volevo rivolgere una domanda in merito alla primavera, in che modo si sta lavorando per rinforzare questa squadra di giovani? A Milano siete stati all'opera anche per questo? Sì, stiamo facendo, io ci tengo molto perché come facevo Varese vorrei cercare di far bene anche a livello giovanile, quindi per la prima squadra del settore generale, che è la primavera, ma non solo, però per quanto riguarda la primavera adesso partirà il ritiro il 26 questo mese, è normale che anche ci saranno delle situazioni da valutare in ritiro, l'allenatore vorrà vedere i giocatori che già ci sono e poi stiamo inserendo anche dei giocatori che verranno da fuori. Per quanto riguarda Andrea Raggi, si va verso la rescissione un po' sulla falsa riga della fine del rapporto con Maurice Carrozzieri? Raggi ha un anno solo di contratto, quindi magari si può portare a fare un discorso di questo tipo, però ancora non abbiamo deciso, non abbiamo ancora chiuso niente, vediamo intanto che ci sono allo stesso delle richieste, in questo momento il giocatore non ha. Perfetto, allora direttore, l'ultimissima la salutiamo, è su Pastore e ci chiedono... No, ma non vogliamo sapere dove va, direttore, ci chiedono se... le dà fastidio o comunque ha ritenuto una situazione anomala una volta insediatosi il fatto che a trattare la cessione del Flaco siano stati Maurizio Zamparini e Marcello Simonian in prima persona, e poi i tifosi ci chiedono, a fronte di un incasso di 45-50 milioni di euro, o parte saranno reinvestiti nell'acquisto di un altro giocatore importante? Ma mi sembra che Palermo sia una più attive anche all'entrata, magari sembrano operazioni minori, ma non si tira mai indietro a cercare di prendere qualche giovane che per qualcuno può diventare un giocatore importante, qualcuno no, non è che si può giocare sempre tutto, però penso che per sia una società che una di quelle più attive nel cercare di reinvestire quello che vende dei propri giocatori, per cui sono i propri giocatori. Per quanto riguarda la prima parte della domanda che mi hai fatto, guarda, io ti dico, io con il presidente mi sento, ne parlo
questa operazione, sapendo che è un'operazione importante. Parlo io con Simoniano, ma questo, a me non è che mi piace farmi pubblicità e dire quello che faccio, quello che non faccio. È una cosa importante che, su cui c'ha, sapete tutti che il procuratore è una parte importante di questa trattativa, sì. ma non è un problema sapere se io parlo di questa trattativa o no. L'importante è che questa trattativa vada a buon fine per il Palermo. Non è che voglio dire parlo io per far vedere che parlo io. È una trattativa importante per il Palermo, l'importante è che si chiuda bene. Certo, ovviamente lei presterà comunque la sua opera di intermediazione e di professionalità, anche se ovviamente da personaggio, come dire, sobrio qual è, non ha interesse e voglia magari di pubblicizzarlo. Direttore, noi le auguriamo buon lavoro, la ringraziamo per la disponibilità e un grande in bocca al lupo per l'inizio di stagione. Grazie. Grazie, arrivederci. Buonasera. Sean Soiano, allora direi che l'abbiamo trattenuto abbastanza rispetto a quelle che erano le sue abitudini. Non sei contenta perché la ricezione dell'audio non era eccelsa, ma non dipendeva ovviamente da noi, era un problema legato al campo.